una sinfonia di luci e di ombre, di fregi e sculture. Il ritmo delle linee architettoniche, ideato da Antonio Canova e Raffaele Stern, insieme al raffinato contrasto tra i marmi colorati e i mosaici a tessere bianche e nere, sposano l'armonia della statuaria antica. Ogni singolo elemento del braccio nuovo dei Musei Vaticani è stato studiato e realizzato all'alba del XIX secolo per tributare alla bellezza ideale del mondo greco l'omaggio più grande. Dopo un restauro durato complessivamente 7 anni che ha coinvolto storici dell'arte, chimici, archeologi e decoratori, questo luogo, uno dei simboli più alti di architettura neoclassica, è tornato recentemente al suo originario splendore e restituito agli occhi dei visitatori. Uno scrigno prezioso, quanto le opere che custodisce. In ciò sta il fascino del Braccio Nuovo, aperto al pubblico per la prima volta nel 1822. Con noi il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci. Una specie di stupore armonioso, questo è quello che mi sento di dire entrando qui dentro. Questo prodigio di colori, i marmi per esempio, giallo di Siena, fior di pesco, porta santa, marmi verdi, marmi neri, la bellezza delle tinte, del decoro parietale, che imita il marmo, il granito picchiettato di nero. L'uso della luce che scende dai lucernari, una luce zenitale sul pavimento intarsiato con le storie di Ulisse, era il periodo che i manuali chiamano della restaurazione. Tutto sembrava tornare nell'antico ordine. E in questo momento storico Antonio Canova, il grande Canova, si congeda dalla vita, perché quello è l'ultimo anno della sua vita, consegnando a tutti noi questo prodigio, questo capolavoro. Un restauro lungo e complesso che ha interessato ogni singolo elemento architettonico e decorativo. I lavori sono iniziati nel 2009 con una valutazione dello stato di conservazione delle 140 sculture, oggi tornate a nuova vita. Interventi studiati in base alla provenienza e alla storia espositiva di ciascuna opera, come ci spiega Gian Domenico Spinola, responsabile del Dipartimento di Archeologia dei Musei Vaticani. A noi l'opera interessa per quello che è, ma anche per quello che è divenuto nel corso del tempo. È come se appunto da un libro noi strappassimo le pagine e avessimo una sintesi del libro. Noi invece abbiamo voluto lasciare tutte le pagine al loro posto, anche quelle che possono sembrare meno interessanti, come dei numeri di vendita o dei numeri di collocazione antichi, ovviamente, che sono comunque sia un documento storico fondamentale per capire la storia del pezzo. Il sublime gioco di rimandi tra architettura e scultura, ideato da Antonio Canova, torna ad incantare il pubblico dei Musei Vaticani grazie al lavoro compiuto dai tanti professionisti di cui si compongono i suoi laboratori scientifici e di restauro. Lo ha sottolineato ai nostri microfoni il direttore della sua collezione d'arte contemporanea, Micol Forti. È un lavoro che ha coinvolto appunto tanti colleghi dello staff dei musei e ci presenta al grande pubblico come una vera squadra, che è un aspetto molto importante per un'istituzione grande, ricchissima di competenze come lo sono i Musei Vaticani. Questo forse è l'unico esempio di una architettura neoclassica a Roma. Poterlo restituire in una città che ha visto così marginalmente esprimersi il neoclassicismo ad un pubblico così vasto come quello dei Musei Vaticani e a tutti gli studiosi che lo desiderano è un motivo di grande orgoglio.